La partita della Juve è una partita come le altre. Quando arriverà il momento di pensare alla Juve, penseremo alla Juve. Ora, importante è Cagliari e si pensa al Cagliari. Bravo Conte, mi è piaciuta questa risposta. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi in questo venerdì 13 settembre siamo riuniti per commentare la conferenza di Conte del Mister pre-Cagliari-Napoli. Una conferenza, diciamo, tutta sommata nella norma, nella media. Non ci sono state grandi rivelazioni. Una conferenza, diciamo, classica. Ecco, quindi direi di cominciare subito, ragazzi, con la prima domanda che la fa Antonio Giordano. Domanda breve, risposta breve. Cosa si aspetta il mister da questo miniciclo? Sappiamo bene che questo mese di settembre, diciamo, è un mese importante perché abbiamo la partita col Cagliari, poi c'è la partita con la Juve, poi la Coppa Italia contro il Palermo e chiude il mese Napoli-Monza. E attenzione ragazzi, la più importante a mio avviso è quella di domenica contro il Cagliari, perché è la partita che ti permette di fare tre vittorie consecutive. Tre vittorie consecutive, ragazzi, che citerà Conte durante la conferenza stampa, ma io vi dico una cosa, le tre vittorie consecutive mancano, sapete da quando? Dal 5 febbraio 2023. Quindi stiamo parlando di più di un anno e mezzo. Ecco, quindi è una partita assolutamente importante. Comunque, il mister da questo miniciclo cosa si aspetta? Continuità di prestazione, continuità di risultati e poi dice una cosa importante: mi aspetto che i nuovi arrivati si inseriscano quanto prima nel nostro contesto. Quindi questa ultima parte cosa ci fa capire? Ci fa capire che i vari Gilmour e McTominay non sono ancora pronti per vederli al primo minuto e quindi indirettamente ci ha fatto capire che domenica quasi sicuramente partiranno entrambi dalla panchina. Si parla poi di Lukaku, gli fanno la domanda per capire se, diciamo, com'è messo dal punto di vista fisico e se domenica partirà dal primo minuto. E il mister dice che comunque ha usato la sosta per cercare di entrare a pieni giri a livello fisico e tattico. Attenzione alle parole usate, per cercare di entrare. Non ha detto ha usato la sosta per entrare, per cercare. Quindi questo ci fa capire che evidentemente Lukaku non è ancora al 100% della forma. Grande impegno in questi giorni liberi, ci è stata a predisposizione. Ci sono due allenamenti e poi prenderò le opportune decisioni. Quindi un po' di mistero sulla titolarità di Lukaku domenica c'è. Mi fanno poi la domanda sui suoi primi 100 giorni di Napoli. Oggi è il 100° giorno di Conte a Napoli e lui dice che sicuramente questi 100 giorni iniziali sono stati intensi sotto tutti i punti di vista, non solo sul campo ma anche fuori. E sono stati 100 giorni che hanno dato un indirizzo e ciò è stato importante per me e il Napoli stesso. Quindi tutto sommato questi primi 100 giorni sono sicuramente stati intensi e positivi. Domanda poi su Kvara. Sappiamo bene che in questi giorni c'è stata un po' di apprensione per Kvara. Dice Conte che ha avuto un problema alla caviglia e valuteremo negli ultimi due allenamenti prima di decidere. Quindi anche su Kvara c'è un alone di incertezza. Per quanto riguarda invece gli altri nazionali, dice Conte che stanno tutti bene. Quindi l'unico, diciamo, che è tornato acciaccato è stato Kvara. Si ritorna poi sul tema della duttilità tattica e quindi gli chiedono se vedremo qualcosa di nuovo dal punto di vista tattico rispetto a quello che abbiamo visto finora. Dice Conte, arriviamo da 2 mesi e mezzo di lavoro su un sistema preciso. Mi auguro di vedere sempre miglioramenti. Il mercato ha portato miglioramenti, ci saranno delle situazioni da valutare, dice il mister. Qua bella metafora di Conte, l'allenatore è un sarto che deve cucire l'abito migliore alla squadra. Sapete che non si inventano in un momento le situazioni offensive, stiamo lavorando per trovare la situazione migliore in modo da avere equilibrio tra le due fasi. Quindi diciamo che ci ha detto praticamente che almeno per adesso si continuerà col sistema visto finora, anche perché ci hai lavorato per più mesi e non è facile poi cambiare assetto così da un momento all'altro, ci vuole del tempo. E poi la cosa importante, stiamo lavorando per trovare la situazione migliore in modo da avere equilibrio tra le due fasi. E questa cosa è importante perché nella partita col Parma abbiamo visto, ecco, un po' di difficoltà, specialmente nella fase di non possesso, quando c'erano queste distanze, questi due tronconi, attacco e difesa, che erano scollegati e distanti tra di loro.
Un giudizio poi sui due scozzesi, McTominay e Gilmour, dice Conte che ha avuto ottima impressione, due ragazzi seri, li ho conosciuti bene anche in Premier League da avversari, quindi qua probabilmente quando il Napoli prende Gilmour e McTominay probabilmente lo fa anche perché Conte li conosce, avendo allenato in Premier, quindi li ha visti da vicino, da avversario, e sicuramente io penso che abbia dato un giudizio, abbia dato un suo contributo, ecco, sul prendere questi due calciatori perché li conosceva. Sono due ragazzi che alzano il livello e portano competizione, questo è importante, lo dicemmo anche in passato, ragazzi. Per alzare il livello c'è bisogno che ci sia concorrenza, che ci sia competizione. Io perché vi dico sempre Anguissa deve avere uno che gli faccia competizione, perché secondo me Anguissa con uno che gli mette pressione, che gli mette competizione, alza pure lui il livello, secondo me. E diciamo che Conte lo ha confermato. Questa deve essere la strada, cercare nel tempo di creare una rosa competitiva dove ci sia competitività nella rosa, senza posti prestabiliti, in modo da non ragionare da provinciali, bensì da club che ha voglia e ambizione per competere per qualcosa di importante. Chiude dicendo che comunque ci saranno a Cagliari, quindi verranno convocati. E a questo punto penso che tra McTominay e Anguissa ci sarà una sorta di staffetta, anche perché Anguissa, ragazzi, è tornato ieri. Gli chiedono poi di Folorunsho, che è stato reintegrato in rosa. Dice Conte, bravo ragazzo, un lavoratore, è stato reintegrato, darà un contributo importante. Quindi diciamo che ha dato una risposta un po' banale, mettiamola così, non si è molto soffermato su Folorunsho. Ha detto sì, reintegrato, darà una mano. Quasi a voler, diciamo, chiudere subito la discussione, non lo so, mi ha dato questa sensazione. Poi gli fa una domanda sul Cagliari, quindi sull'avversario. Lui dice squadra tosta, come tutte le squadre di Nicola. Ambiente caldo, e lo sappiamo benissimo, una squadra che ha sempre dato fastidio a noi, dovremo fare grande attenzione, ma con la consapevolezza di dover cercare di dare continuità di prestazioni e risultati. E qui torna il tema delle tre vittorie consecutive. Ho letto che è da un anno e mezzo che non facciamo tre vittorie consecutive, quindi per questo vi dico che è importantissima la partita di domenica. È la più importante perché poi da quella dipendono tutte le altre. Poi, vabbè, gli fanno una domanda sui 20 anni di De Laurentiis a Napoli. Gli chiedono se lui, diciamo, cosa darà di suo per far parte di questa storia, no? E dice Conte che lui comunque già fa parte di questa storia perché sono già 100 giorni che allena il Napoli. Penso che ciò che ha detto ieri il presidente sia stato importante, ha parlato di continuare una crescita non solo in campo ma anche fuori. Attenzione adesso a questo punto, perché secondo me qua c'è lo zampino di Conte. Vado a leggere. Io vengo da esperienze inglesi dove so l'importanza di un centro sportivo dove mettere prima squadra e giovanili per far respirare a tutti la stessa aria e mentalità. Penso che siano dei tasselli importanti. Fa poi l'esempio con l'Inter. Quando lui arriva all'Inter dice a Piano Gentile era un disastro, abbiamo lavorato tanto sui campi e sulla foresteria, oggi è un fiore all'occhiello. Un centro sportivo alla fine dell'anno ti dà qualche punto in più in classifica. Questa ultima frase, mi fa piacere proprio che l'abbia detto perché ovviamente no, qua torniamo al discorso dei provinciali. C'è gente che dice, ma che serve questo centro sportivo? Non serve a niente, ma che amma fa quel centro sportivo? Che fai? Centro sportivo ti porta i punti, ti porta i trofei? Sì, te l'ha appena detto Conte. Il centro sportivo aiuta perché è un tassello per continuare a crescere. Mo non per vantarmi, però l'ho detto io. Mo io non valgo niente perché non valgo niente. Però l'ha detto Conte. Io sono convinto che Conte sta convincendo De Laurentiis a farlo il centro sportivo. Sta facendo capire al presidente che è importante costruirlo, è importante farlo per fare una crescita ulteriore. Arriva poi, ecco, una domanda, possiamo definirla un po' da provinciali, con tutto il rispetto per il giornalista, perché dice. Sì, c'è la partita col Cagliari, però poi settimana prossima c'è la Juve, che da queste parti è una partita molto sentita. E quindi la domanda è: come si fa a preparare la partita di Cagliari sapendo che poi c'è la Juve tra una settimana? Conte dà una risposta che volevo sentire, che mi piace, cioè parlavo prima di non essere provinciali. Non dobbiamo esserlo e dobbiamo pensare solo alla prossima partita, che è quella più importante.
Da più di 18 mesi non vinciamo tre partite di fila. Il nostro focus è il Cagliari. Poi dopo vedremo il calendario. Non ci deve interessare il resto. Ah, bene. Questa è stata una bellissima risposta che mi è piaciuta veramente tanto. La partita della Juve è una partita come le altre. Quando arriverà il momento di pensare alla Juve, penseremo alla Juve. Ora, importante è Cagliari e si pensa al Cagliari. Bravo Conte, mi è piaciuta questa risposta. Gli chiedono poi di David Neres se giocherà dal primo minuto. Conte dice praticamente una cosa che però riguarda tutti i calciatori, cioè dipende da loro, non da me, dipende da ciò che dimostrano durante gli allenamenti. Quindi per la serie, chi si allena meglio poi gioca la partita domenica. Occhio adesso a questa risposta perché secondo me qua ci ha dato forse la spiegazione sul perché Neres ancora non parte titolare. David ha fatto due spezzoni di partita e ha dato un grosso contributo. Mi aspetto da lui e dai nuovi che entrino quanto prima nella nostra idea, sapendo che c'è una fase offensiva e difensiva. Noi dobbiamo avere equilibrio. Ecco, quindi secondo me qua Conte ha detto Politano parte avanti perché fa anche la fase difensiva. Neres evidentemente ancora non la fa con la stessa intensità che magari la fa Politano, ok? Quindi qua secondo me ci ha detto il perché Neres continua a partire dalla panchina, perché deve migliorare evidentemente la fase difensiva. Prossima domanda, Cagliari è una partita sporca. Dice Conte, è importante nel calcio sporcarsi le mani perché sono partite in cui tutto fila liscio e ce ne sono altre dove devi sporcarti le mani, pareggiando quantomeno intensità e cattiveria agonistica. Noi ci stiamo lavorando, lo scorso anno 48 gol subiti ed è molto dipeso dal fatto che non ci siamo sporcati le mani. Quindi questo sporcarsi le mani cosa vuol dire? Mettersi al palo dell'avversario e pareggiare la sua intensità, la sua, diciamo, il suo agonismo, ok? Tu puoi essere anche tecnicamente più forte dell'avversario. Però noi sappiamo bene, ragazzi, che queste sono quelle classiche partite dove poi ti mettono in difficoltà perché si punta molto sull'ambiente, sul fatto che giocano in casa, sul fatto che comunque giocano con un'intensità e un'aggressività che è più alta della tua. Quindi tu devi essere bravo a metterti sul loro stesso piano. Se fai questo, poi alla lunga. La qualità, la tecnica che è superiore al Cagliari esce fuori. Se vogliamo fare cose importanti, dobbiamo sporcarci le mani. E qua, secondo me, questo è un rimando al metterci l'elmetto. Poi si ritorna alla storia del 4-3-3, se è da escludere un ritorno al 4-3-3. Qua fa un rimando alla risposta di prima, cioè trovare l'abito migliore adatto alla squadra. Dice comunque che il modulo dipende dalle caratteristiche dei calciatori, che è giustissimo. Parla da un punto di vista quantitativo del centrocampo. Diceva prima, visto il numero di centrocampisti, era impossibile pensare ad altre situazioni. Quindi, ragazzi, con questa risposta, a mio avviso, lui non solo ha escluso il 4-3-3, ma ha escluso anche tutti i vari moduli che comprendono il centrocampo a 3, perché l'ha detto numericamente non abbiamo quei giocatori e anche qualitativamente, perché la mezzala alla Zielinski non ce l'abbiamo. Dovessimo fare cambiamenti è perché cercheremo di trovare l'abito migliore, ma non dobbiamo seguire mode o antiche tradizioni. Ecco, quindi ha dato una risposta abbastanza esaustiva. Si torna poi sulla coppia Lobotka-Anghissà. Dice Conte, comunque sono due giocatori che hanno fatto entrambi gli straordinari. Fin dall'inizio del percorso c'erano loro due e hanno fatto straordinari in allenamento, ed è anche normale perché a inizio viaggio non c'erano Gilmour, non c'erano McTominay, avevamo Folonuccio fuori rosa, c'era Gaetano che però nei due non poteva giocare, stavamo soltanto con i due giovani, la Sakho e Iaccarino, quindi è normale che abbiano fatto gli straordinari. Loro hanno fatto gli stacanovisti giocando 4 partite su 4, posso soltanto dare un giudizio positivo su di loro. Per quanto riguarda Anghissà, dice, è tornato ieri, si è calato subito nella nostra atmosfera, ha fatto un buonissimo allenamento e lo farà anche oggi e domani. Si chiude poi la conferenza stampa con un buongiorno. Si parla della prestazione di Buongiorno in nazionale, dove ha giocato centrale nella difesa a 3. E il giornalista dice: non è svilente per il calciatore metterlo braccetto sinistro piuttosto che centrale della difesa a 3. E dice Conte che comunque Buongiorno nel Torino aveva giocato sia da centrale che da braccetto. Cambia poco tra i due ruoli. Dice soltanto che comunque da braccetto devi avere più responsabilità nell'impostare il gioco, devi rischiare di più le giocate.
però ha detto comunque che lui può giocare sia al centro che a sinistra. Diciamo poi la verità, ragazzi, Buongiorno gioca anche a sinistra perché dal mercato non è arrivato un braccetto sinistro. Perché noi in questo momento abbiamo un Rachmani che puoi metterlo a destra come braccetto perché lì giocava nel Verona e puoi metterlo al centro. Di Lorenzo è stato ufficialmente dirottato come braccetto destro. Ci sarebbe in teoria Rafa Marin che potrebbe fare il braccetto sinistro, ma ci ha detto Conte che non è ancora pronto. Avevi Nathan che poteva fare il braccetto sinistro, ma è stato deciso di darlo al Betis perché Juan Jesus non se lo prendeva nessuno. Quindi Buongiorno gioca lì anche perché non è arrivato nessuno dal mercato che potesse prendere quella posizione. Ci sarebbe anche Olivera, però con uno Spinazzola che non è proprio al top. Mettere Olivera a braccetto significherebbe non avere un'alternativa a sinistra al posto di Spinazzola, quindi è anche per quello che Buongiorno gioca a sinistra. Chiudiamo qui la conferenza stampa e andiamo velocemente a vedere la probabile formazione. Eccola qui, ragazzi, questa è la mia probabile formazione. Allora, io non mi aspetto stravolgimenti rispetto al Parma. Mi aspetto Meret, mi aspetto Buongiorno, Rachmani e Di Lorenzo con questa disposizione in campo. Mi aspetto un Olivera a sinistra. Mi aspetto una staffetta tra Anguissa e McTominay. Secondo me partirà dal primo Anguissa per poi mettere nel secondo tempo McTominay. Lobotka, ovviamente per me giocherà così come Mazzocchi. Davanti, secondo me, Politano, per quello che abbiamo detto prima, cioè Neres evidentemente ancora non è così efficace in fase difensiva come lo è Politano. E comunque in una partita difficile come quella di Cagliari, secondo me è importante l'apporto di Politano. Kvara io penso che recupererà. E poi ragazzi, davanti io metto Lukaku perché secondo me, grazie anche alla sosta, secondo me è pronto per giocare al primo minuto. Ecco, io rispetto diciamo alla partita contro il Parma, vedo appunto un solo cambio, Lukaku al posto di Raspadori e poi staffetta Anguissa McTominay e magari staffetta anche Politano Neres nel secondo tempo. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando che è totalmente gratis e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, sempre e comunque Forza Napoli e io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao!